tuo pensiero su, su San Patrignano, su questo concorso? Beh, allora, devo dire, a detta di tutti, ed è anche il mio parere personale, credo che sia uno dei più bei concorsi al mondo. È ormai famoso per organizzazione, per buona accoglienza, per livello, è tutto vicino alla perfezione, per non dire perfetto, quindi è un piacere per noi italiani, perché ne siamo orgogliosi, tra l'altro, e per tutti gli stranieri è un piacere stare qui. La cosa che rende unico questo concorso, secondo me, è dato dal fatto, dalla presenza di questi ragazzi. Ormai sono, tra l'altro, negli anni delle facce note che ci accolgono con veramente col sorriso e con una voglia di fare bene che non ha assolutamente paragoni. Quindi fa la differenza, è un concorso diverso dagli altri anche per questo. E voglio dire, tutto il lavoro che fanno intorno ai cavalli, ma anche a tutto il resto, abbiamo occasione di vedere gli stand, di vedere la cucina, eccetera, dall'idea di come questa comunità funzioni alla grande. Questo almeno è l'aria che respiriamo tutti noi. Una manifestazione come questa può aiutare a far crescere il mondo dell'equitazione? Beh, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Comunque siamo ormai considerati degli ottimi organizzatori di concorsi, devo dire soprattutto grazie a questo evento. E quindi che in Italia un evento così porti un tale livello di equitazione con i primi cavalieri al mondo fa sì che ci sia una crescita anche per noi. Tu sei un aviere, quindi questo insomma presuppone comunque già una scelta di vita con alla base insomma qualcosa, comunque scelto qualcosa che ha tenuto lontano, no? da un certo mondo alcune scelte. Però l'equitazione, lo sport in generale, a tuo avviso è uno strumento di prevenzione? Ma io credo molto in questo, credo che lo sport, già lo sport in generale, sia uno strumento formidabile per tenere diciamo un ragazzo, una persona inquadrata e che si dedichi ad una passione forte. Diciamo che sono sicuramente di parte, ma l'equitazione, avendo a che fare con l'unico sport che ha a che fare con un animale, non con uno strumento, una racchetta, un pallone, e tutti noi abbiamo una responsabilità rispetto a questo animale, si crea un rapporto con l'animale, e credo che lo faccia essere diverso ancora in termini proprio di crescita interiore, sociale, morale, per questi motivi. E credo che sarebbe ed è lo strumento, sicuramente uno degli strumenti per rimanere attaccati ad un mondo bello e pulito, ecco.